Crippa, prego. Grazie Presidente. Su questo tema io chiedo a tutti di porre un attimo di riflessione perché andare a istituire delle oil free zone a me sembra una pagliacciata clamorosa. Nel senso che non pensate di pulirvi la coscienza dopo aver votato lo sblocca Italia e la liberalizzazione selvaggia delle trivelle su tutta Italia e poi andare a scrivere con un'ipocrisia unica il fatto che i comuni possano istituire delle oil free zone, cioè immaginando che, visto che avete trasferito la competenza delle trivelle al Ministero, sostanzialmente un comune potrebbe deliberare di essere oil free zone, ma purtroppo il Ministero dello Sviluppo Economico potrebbe autorizzare in quel sito, in quel comune, una perforazione petrolifera. Vi rendete conto della follia che state scrivendo? Siete vergognosi. Si rivolga al Presidente, per favore. Io non penso che sia possibile neanche andare a raccontarlo, invece ci andate all'interno di convegni a dire che avete creato le oil free zone come delle sorte di isole dove andare a convertire il passaggio dalle fossili alle rinnovabili, senza considerare però che peccato avete appena votato lo sblocca Italia che liberalizza le trivelle su tutto il territorio nazionale e quindi di conseguenza anche su quei territori dove i sindaci, anche come è successo e succede oggi a Carpignano nella provincia di Novara, dove hanno fatto un referendum e al 99% hanno detto no alla trivella, non potranno, sì, metteranno la targhetta oil free zone, ma avranno la trivella a 1 chilometro di distanza dal centro abitato. Allora, questa secondo me è un'ipocrisia assolutamente inaccettabile. Io non penso sia neanche possibile. Al di là di tutto, poi vado avanti a leggere questa follia dell'oil free zone. Viene detto che in qualche modo c'è tutta una libertà di intenti e di iniziative che non hanno nulla di pianificazione e di scadenze anche in termini temporali. Cioè, viene detto addirittura nelle oil free zone sono avviate sperimentazioni concernenti a realizzazione di prototipi, applicazioni sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane. Quando, come, in che modo? Non c'è scritto niente. Questa è fuffa, fuffa allo stato puro. Non pulitevi la coscienza dello sblocca Italia, perché quella coscienza è nera di petrolio. Basta! La ringrazio.